Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, dei tuoi sette santi doni. Lo Spirito che riscalda i nostri cuori e che riscalda i doni che noi abbiamo ricevuto con la Santa Cresima, è lo Spirito che va in qualche modo a riscaldare questa lettura che facciamo dal Vangelo di Marco. E la facciamo questa lettura nello spirito con cui è stata dettata la parola in Marco e nei redattori dei Vangeli, che è poi lo spirito che lega insieme tutto, come noi dicevamo, lega insieme tutto il Vangelo in questa circolazione di vita, di amore e di presenza del Signore. Ecco, noi siamo un po' il sacramento della presenza del Signore, siamo un po' il grembo in cui Gesù è qui e parla. Vieni, Santo Spirito. E il terzo e ultimo incontro che facciamo sul Vangelo di Marco era stato messo in programma da parte della parrocchia una serata, e precisamente il sabato 2, mi pare, sabato 2, la lettura completa del Vangelo di Marco. Noi credo che la rimandiamo, quindi non ci sarà sabato questa lettura. Credo che Don Giulivo sia d'accordo, il parroco. Rimandiamo questa lettura dopo il periodo di Natale e dell'Epifania, quando leggeremo proprio veramente nelle domeniche, la prima domenica per anno, cominceremo a leggere nelle domeniche il Vangelo di Marco. E anche la Passione questa sera, arriviamo vicino alla Passione, ma non leggeremo niente della Passione stasera, ci fermiamo un pochino prima. E la rimandiamo anche quella in prossimità della Quaresima, quindi alla lettura e la lezione divina un po' sulla Passione. Noi abbiamo detto, e mi ripeto un pochino stasera, abbiamo detto come il Vangelo di Marco è il Vangelo, diciamo, primo, probabilmente il più fresco, a meno da quanto abbiamo tentato di dire alcune cose anche per le serate passate, il più immediato, qualche volta il più disordinato, se vogliamo, e così più, però viene dalla predicazione immediata dell'Apostolo Pietro, ma anche di Paolo. Ma Marco fu l'interprete di Pietro, fu l'ascoltatore di Pietro, Marco. Marco, gli apostoli non erano scrittori, non erano intellettuali, non amavano scrivere e per tanto tempo, per anni, gli apostoli hanno continuato soltanto a predicare e a predicare con degli schemi e con delle parole che erano molto molto essenziali, con delle idee che erano le idee interessanti, erano quelle, le idee su Gesù, ecco. Predicavano Gesù incarnato, morto, risorto, soprattutto il risorto, ecco. E questo era l'essenziale. E il Vangelo o i Vangeli? No, il Vangelo, che è Gesù Cristo, la buona notizia è lui che viene a riempire quella promessa già calata in qualche modo nei cuori e sulla pelle di Adamo ed Eva, quando dice Dio verrà uno figlio di Adam e di Eva, un uomo, e libererà l'uomo dal peccato e riporterà in qualche modo l'uomo a fare mettere in pratica il disegno di Dio, ecco, far la sua volontà. Ecco, Gesù è la buona notizia, quindi è lui. Difatti nel Vangelo, quando comincia il Vangelo, dice: convertitevi e credete
non è credete al Vangelo come se si crede a una dottrina, a delle idee, credete nel Vangelo, cioè credete in Gesù, la buona notizia, credete in Lui, il Vangelo è Lui, ecco. E questa è una cosa, ecco, che dovremmo tenere presente. Vangelo di ecco, gli apostoli non scrivevano, non hanno scritto niente. E predicavano ed erano molto attenti a una predicazione che fosse veramente accogliere i detti e i fatti di Gesù e quegli avvenimenti, ecco, e quei fatti e i discorsi di Gesù, non senza infiorature, senza orpelli, no, quello è Gesù, i detti e i fatti di Gesù, ecco. E non scrivevano. Difatti gli apostoli non hanno scritto quasi niente, no? Paolo, che è un grande, diciamo, predicatore, un grande uomo di cultura, Paolo in fondo scrive 14 lettere, abbiamo detto. Poi gli altri apostoli, 2 lettere di Pietro, 3 di Giovanni, 1 di Giuda, una di Giacomo, portali pochissime, e poi abbiamo i 4 Vangeli, eccetera, così, ecco. Ma gli apostoli hanno scritto poco. Gli evangelisti sono 4, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Gli evangelisti Marco, Luca e Matteo sono cosiddetti sinottici, raccontano la vita di Gesù secondo uno schema che è uno schema, ecco, Gesù, la sua vita, i detti e i fatti. Il Vangelo di Giovanni, un Vangelo bellissimo, ma tutto un altro respiro, tutta un'altra predicazione, tutto un altro messaggio. I Vangeli sono stati scritti intorno agli anni, quello di Marco si pensa intorno agli anni 60 dopo Cristo. Quindi per una 40 d'anni non si è scritto niente. Intanto però gli apostoli scrivevano le loro lettere, perché Paolo scriveva delle lettere, probabilmente in quegli anni lì, così. Ma il Vangelo di Marco, nel 60, nel 62-63, dal 60-62-65, eccetera, il Vangelo di Matteo e di Luca. Marco è il primo a essere scritto. Ed è quello che a un certo punto riporta in maniera, dicevo, ecco, molto molto schematica, fresca, succinta, essenziale, ecco, in maniera anche pittoresca, ma forte, il messaggio, i detti e i fatti di Gesù. Era importante per gli apostoli essere attenti che si predicasse e si presentasse un Vangelo, Gesù, ecco. E la dottrina fosse quella, e non ci fossero delle altre aggiunte, dei falsi predicatori, dei falsi apostoli e così. E, tant'è vero che Paolo, lui stesso diceva, il Vangelo che predico lo predico perché io ho visto Gesù, io ho visto il risorto, predico quel Vangelo lì, e voi state attenti a questo Vangelo, che non è mio, l'ho ricevuto da Gesù. Se venisse anche un angelo a predicarvi un altro Vangelo, non credetegli. Ecco. Quindi questa realtà di Gesù, ecco, che è calata nei 4 Vangeli cosiddetti canonici, sono quelli, la regola, sono questi. Altri Vangeli, cosiddetti apocrifi, sono belli, sono interessanti, sono i 4 Vangeli, questi qui. Per esempio, per quanto riguarda il Vangelo e i Vangeli, no? Mi viene da ricordare quel bellissimo romanzo di quel grande letterato, ma dimenticato, un grande scrittore credente cattolico, Mario Pomiglio, scritto quel romanzo parecchi anni fa, Il Quinto Evangelio. E in questo Quinto Evangelio, per darci un'idea di come, ecco, il Vangelo è visto e è vissuto in qualche modo, questo Vangelo lui racconta
che c'è uno che era stato in Italia, mi pare, durante la seconda guerra mondiale, credo un americano, un inglese, e aveva visto e notato che c'erano, non so, delle biblioteche, delle chiese, dei monasteri, e pare che avesse sentito che, insomma, c'era un Vangelo quinto che da qualche parte doveva essere stato scritto, doveva giacere, biblioteche, eccetera. E lui comincia a fare questo lungo pellegrinaggio, una chiesa, una canonica, un convento, eccetera, così, cerca, ma non trova il quinto Vangelo. Alla fine della sua ricerca lui intuisce che non c'è un quinto Vangelo scritto. Il quinto Vangelo è quello che ogni cristiano, ogni comunità, scrive tutti i giorni con la propria vita. Quello è il quinto Vangelo. Ecco, mi pare che sia una cosa molto, molto interessante per dire, ecco, vabbè. La predicazione, l'annuncio, il Vangelo, ecco, questo interessava agli apostoli, quindi erano anche molto attenti. E quando Pietro viene in qualche modo a sapere che Marco aveva scritto, aveva dei documenti che aveva messo insieme, la relazione, i detti di Gesù, le parabole, un libretto sui miracoli, come abbiamo visto, e fece finta di non sentire, forse era anche un pochino perplesso. Si dice che ci fossero, ma l'abbiamo detto anche l'altra volta, ci fossero dei soldati romani che volevano sentire e leggere delle cose di Gesù, e volevano leggerle, ma le scrivesse Marco. Quindi Marco è stato invitato a mettere per scritto, ecco, questi detti e fatti di Gesù che lui aveva dentro e aveva. Perché gli apostoli, parlavano e la gente ascoltava e la gente esercitava tanto, tanto, tanto la memoria. La memoria, la memoria. Quindi avevano delle... Il racconto. Noi oggi raccontiamo poco. Per esempio, ecco, raccontare... Ci fossero qui dei catechisti, ecco, mi pare così. Catechisti, raccontare ai bambini, ai ragazzi, raccontare di Gesù. Ma raccontarlo, ma da appassionati, certo. Raccontare di Gesù. Dice, guarda lui come parla di Gesù. Come è amico di Gesù. Ecco, questo è un grande esempio, ecco. Raccontare di Gesù. Perché il Vangelo poi è un racconto. Raccontare, leggere, ecco, la lettura, i lettori. Chiesa, le letture devono essere preparate, devono essere fatte bene. Perché le letture fatte in chiesa da quell'altare che è l'altare della parola, che è l'ambone, sono il dispensare ai fedeli il Signore Gesù. Perché Gesù è presente e parla quando nella Chiesa, nella preghiera, si legge e si predica la Scrittura. Gesù è presente e parla. Quindi non è soltanto il suo ricordo, è presente e parla. Quindi il lettore, per esempio, dovrebbe essere molto, molto, molto preparato e molto consapevole del fatto che non sta raccontando delle storie, anche belle. Non sta leggendo, per esempio, non so, I Promessi Sposi o la Divina Commedia o, non so, di Platone, eccetera, così. No, no. Sta distribuendo, in qualche modo, Gesù e lo sta dando attraverso la sua parola, i suoi racconti. Ed è come il fatto di porgere bene la parola e porgerla completa e senza lasciar cadere neanche una vocale, neanche una virgola, neanche una pausa, perché se queste cose cadono è come se cadesse dall'altare un pezzettino di particola consacrata e andasse in giro. Noi la raccogliamo di solito, ecco. Quindi il servizio della parola, il ministero della parola, Era un ordine sacro, il ministero della parola. Quindi
Forse bisognerebbe che, ecco, chi si prepara un pochino a leggere, si preparasse proprio come se dovesse svolgere un ministero di distribuzione della parola, di distribuzione del Signore. Ecco, come ci sono i ministri nostri straordinari dell'Eucarestia, ecco. La lettura e l'ascolto della parola, è importante l'ascolto. Tutta la storia della salvezza è attraversata da quel grande, grandissimo richiamo di Dio: ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio, ascolta, Shema Israele. E gli ebrei 3 volte al giorno facevano la preghiera quotidiana, al mattino, mezzogiorno e alla sera, cominciando dicendo questa parola, ecco, ascolta Israele, Shema, ecco, io sono il Signore tuo Dio, io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Ecco, l'ascolto, l'ascolto è quello che noi tante volte manca l'ascolto. Mettersi in attitudine di ascolto e di ascolto ancora prima di aprire il libro e di leggere. Atteggiamento di silenzio e di ascolto, perché poi allora, ecco, prendere in mano il libro e aprirlo e leggerlo è quello che noi facciamo. Con la lezione divina, quando leggiamo la divina parola, è quello che avviene, diceva Whitman, in suo libro Foglie d'erba, mi pare. Diceva all'inizio del suo libro, il suo romanzo, dice al lettore: stai attento, tu guarda che non è che ti avvicini, tu tocchi un uomo se prendi in mano il mio libro. Tocchi un uomo e io ti tocco. Tu cadi nelle mie braccia e io cado nelle tue braccia. Lo diceva lui della sua opera. Pensate come noi facciamo la lezione divina, è quello che avviene. Gesù, Dio, che abbraccia le mie braccia, mi apre le braccia e io vado nelle sue braccia e io lo prendo. E c'è questo abbraccio. La lezione divina è questo. Questo. Ecco, questa circolazione di amore e di dialogo, ma di un dialogo che è un dialogo che poi prende la vita, la lettura, la meditazione della lettura, la contemplazione della lettura e la messa in pratica poi. Ecco, sono poi i 4 punti della lezione divina. No, leggere, meditare, contemplare, agire, uscire dicendosi adesso che cosa vado fuori a fare. Bene, la lettura, la parola, l'ascolto, la memoria, noi non impariamo più niente a memoria, non sappiamo niente di memoria, noi, no. Ma la memoria. Gli ebrei cantavano, cantilenavano i salmi, ma i monaci per esempio, anche i monaci al giorno d'oggi, sono i monaci degli eremiti che a memoria recitano i salmi, tutta la salmodia, recitano la Bibbia, la sanno a memoria. Io non so se è il caso che lo dica qui. Ma mi ricordo come fosse adesso, nel 72-73, secolo scorso. Una sera mi trovavo, si può dire, alla comunità di Bose, nella comunità di Bose, i primi tempi che io l'ho frequentata qualche volta, qualche anno fa. E quella sera c'era uno che poi penso sia diventato un grande monaco, Alberto Melo, era giovanissimo. E una sera si è fermato lì e abbiamo parlato parecchio e mi ha detto, mi ha raccontato della sua esperienza che aveva avuto giovane al Monte Athos. La comunità di Bose mandava questi giovani monaci, novizi, insomma, li mandava nei vari monasteri, al Monte Athos andavano le monache, le mandavano sui monasteri femminili, non so, della Grecia, eccetera, così. Non so, la Lisa Cremaschi, eccetera, non so che andavano al monastero. Ecco, lui è stato al Monte Athos e
E mi diceva che era arrivato in questa piccola comunità, questa piccola Laura, allora si chiamano Skitas, le chiamano così, e c'erano 4 o 5 monaci, tutti, ma vecchi. E c'era un vecchio monaco che piangeva e gli diceva: fermati qui da noi, fermati qui con noi, stai qui con noi. Perché? Perché l'unico monaco che sapeva leggere è morto. È morto 2 mesi fa, morto che fa. Noi non abbiamo più nessuno che legga. Non sapevano niente. Loro recitavano: qualcuno che legga, che ci legga. Pensate che roba. A Monte Athos, 50 anni fa, insomma, ecco. Per dire, come l'aveva detto lui. E questo. Ma veniamo un po' a Marco, cerchiamo di andare un po' avanti. Dove eravamo arrivati la volta scorsa, mi pare che eravamo arrivati. Eravamo arrivati alla guarigione del sordo muto, dove Gesù, ecco, quest'anno Gesù, che per fare udire quel sordo muto gli mette le dita nelle orecchie e poi, ecco, gli va in bocca, gli mette sulla saliva, per dire diciamo così, la straordinarietà di un'operazione che sembra tutto il contrario di quello che dovrebbe avvenire, insomma, ecco, no? E va bene, c'è la seconda moltiplicazione dei pani. Ha raccontato una seconda moltiplicazione dei pani, come abbiamo raccontato la prima, vi ricordate come abbiamo visto come Marco la racconta in quella maniera così vivace, così sembrava di vederla, no? E comandò loro di farli mettere tutti a gruppi di commensali, no? Come fa intorno ad Adamo, sull'erba verde. Quindi erba verde, verde. Si sedettero in forma di aiuole di 100 e di 50. E presi i 5 pani e i 2 pesci, levando gli occhi al cielo, ecco Gesù che leva gli occhi al cielo, Gesù che guarda, gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione e spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li porgessero loro e divise i 2 pesci e tutti mangiarono e furono sazi. Raccolsero i pezzi di 12 ceste piene dei pesci e coloro che avevano mangiato i pani erano circa 5.000 uomini, quindi tanta. Secondo moltiplicazione dei pani, ce l'hanno anche gli altri evangelisti, che ha lo stesso schema della prima. Ecco. Alla fine di questa racconto, capitolo 8, versetto 11, subito montato sulla barca, dopo la moltiplicazione dei pani, di quei pani, Gesù venne dalle parti di Dalmanuta, città sul lago. E uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui. Ecco, quando non è lui che li attacca, sono loro che lo attaccano. E nel Vangelo di Marco le controversie con i farisei, come le lotte contro il demonio, come la lotta per sottomettere le realtà del mare, la tempesta, il mare, ecco, taci, dice al mare, così, ecco, sono caratteristiche di Marco, perché se i demoni sono cacciati fuori, se la tempesta viene sedata, se il mare tace, così, vuol dire che sono iniziate le realtà del regno messianico, vuol dire che il Messia è qui, che la salvezza è qui. Per metterlo, cercando di ottenere da lui un segno dal cielo per metterlo alla prova. Facci vedere un miracolo e noi ti crederemo. Non ne sappiamo che i miracoli bisogna vederli. Bisogna vederli. Quindi o tu hai già la fede, se no. Ho raccontato qualcosa del miracolo di Malachia io l'altra volta. No, l'ho raccontato qualche volta. Il miracolo è un romanzo molto bello di Bruce Marshall. Miracolo di Padre Malachia. In Inghilterra questo Padre Malachia non viene nessuno in chiesa più, chiesa deserta. Il suo, corrispettivo
pastore protestante della chiesa vicina, con cui era amico, se ogni tanto si trovavano a prendere il caffè, si scambiavano, dice, ma anche da me non viene nessuno, se ci vorrebbe un miracolo. Perché? Perché la gente non viene nella nostra chiesa? Perché va in quella balera, in quella sala danzante, in quel dancing lì, e la gente va tutta là. Bisognerebbe fare in modo che questa fosse portata lontano. E avviene il miracolo. Miracolo, la valiera mi porta lontano, e allora tutti contenti, i due, dice, adesso la gente verrà, la gente non viene lo stesso. Quindi il miracolo. Allora il padre Malachia, mi pare che è così, no? Padre Malachia fa una riflessione, dice, ma i miracoli, cosa cerchi i miracoli? Ma non vedi che il miracolo ce l'hai tutti i giorni, tutte le mattine tu, ce l'hai in mano, quando celebri la messa, c'è lì Gesù. C'è lì Gesù, quello è il miracolo, è quello che tu devi tenere presente, è quello che dovresti per dire. Perché questa generazione cerca un segno? Nessun segno sarà dato a questa generazione. Per gli altri discepoli dice, se non il segno di Giona, che Giona stette nel così, no? Ma Marco non lo dice perché? Perché lui sta parlando e sta presentando il Vangelo a dei pagani, quindi Giona loro no, ecco, non lo conoscono. Lasciato di nuovo montato in barca, se ne andò all'altra riva, avanti di qua e di là riva. Questo è interessante, il lievito dei farisei. E si dimenticarono i discepoli di prendere i pani, e non avevano con sé nella barca che un solo pane. Ed egli raccomandava loro dicendo, badate, fate attenzione al lievito dei farisei e al lievito di Erode. Qui c'è introdotto questo versetto che sembra niente a che fare con quello che segue dopo, però lo mette dentro, Marco lo mette qui, il lievito. Realtà, non so, la pasta, il lievitato per gli ebrei era un segno di corruzione, si corrompeva, quindi prendeva la multa, eccetera. Quindi il lievito, bisognava stare attenti, il lievito dei farisei che si corrompe, il lievito di Erode che si corrompe. E ecco, state attenti al lievito dei farisei. Ma essi discutevano l'un l'altro, perché non avevano il pane. E Gesù, avendolo saputo, dice loro, perché discutete, perché non avete dei pani? Non capite ancora, né comprendete? Avete il vostro cuore indurito? Avendo occhi non guardate, avendo orecchi non ascoltate? E non ricordate? Quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste di pezzi raccoglieste? Gli dicono 12. Quando spezzai 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi raccoglieste? E dicono 7. E diceva loro, non comprendete ancora. Dice, dimenticano il pane perché avevano un pane solo. Avevano lì un pane solo. Chi era il pane solo? Gesù. Era Gesù. Un pane solo, Marco lo dice, ma se ci sono io, perché discutete? Questa guarigione del cieco di Bessaida, è interessante, la racconta soltanto Marco, e vengono a Bessaida e gli portano un cieco e lo supplicano di toccarlo. Presa la mano del cieco, lo condusse fuori del villaggio, porta fuori. E avendo sputato sui suoi occhi, avendogli imposto le mani, gli domandava, vedi qualcosa? Pensate, gli sputa sugli occhi, gli manda il pango per farlo vedere. Ecco là. E quegli, guardando in alto, diceva, pensate che bello, come quando ci portano via le cataratte, quando ci tirano fuori, no, si vedi, no. Pensate, scorgo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano. Poesia, bellissimo. Poi gli impose di nuovo le mani sui suoi occhi e ci vide bene e fu ristabilito e vedeva tutto distintamente, da lontano. E lo mandò a casa dicendo, non entrare affatto nel villaggio, vai a casa tua. Confessione di Pietro. E Gesù uscì e i suoi discepoli con lui verso i villaggi di Cesarea di Filippo. E per la via interrogava i suoi discepoli, dicendo loro, chi dicono gli uomini che io sia? Essi gli dissero dicendo, è letterale, dicendo, Giovanni il Battista e altri Elia, altri che è uno dei profeti.
Ed egli li interrogava: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispondendogli disse: tu sei il Cristo. E li ammonì che non parlassero di lui con nessuno. Marco dice questo. Matteo, perché? Perché Marco ascolta la predicazione di Pietro e Pietro non dice poi quello che gli dice Gesù. Rispondendo San Pietro disse: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato Simone Bariona, figlio di Giona, poiché carne e sangue non ti hanno rivelato ciò, ma il Padre mio che è nei cieli. Anch'io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ade dell'inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli, ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Marco non dice questo. Quindi il primato di Pietro, il primato, no, no. Marco dice, perché Pietro non si fa avanti, no? E li ammonì che non parlassero di lui con nessuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva patire molte cose ed essere riprovato dagli anziani, dai gran sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso e dopo 3 giorni risorgere. E diceva la parola apertamente. E Pietro, presolo con sé, cominciò a rimproverarlo. Ma egli, voltandosi indietro, guardando i suoi discepoli, rimprovera Pietro e dice, rimproverò Pietro e dice, pensate come il presente storico, e dice, va via dietro a me Satana, lo chiama Satana, l'ha appena fatto Papa, ormai così, Satana. Perché? Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma hai il senso delle cose degli uomini. Tu pensi secondo te, secondo gli uomini. Condizioni per seguire Gesù, beh, se uno vuol venire dietro a me, eccetera, perché chi vuol salvare la propria vita, è quel brano lì. E diceva loro, in verità vi dico, ci sono alcuni di coloro che stanno qui, i quali non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio è venuto con potenza. Vabbè. Quindi, prima annuncio della passione, Pietro, che lo riconosce Messia, e la trasfigurazione. E dopo 6 giorni Gesù prende con sé, presente storico, Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce sopra un monte alto in disparte da soli, alto in disparte da soli. E fu trasfigurato dinanzi ad essi. E le sue vesti divennero fulgide come candide. Fulgide, molto candide. Fulgide, molto candide. Quali un lavandaio sulla terra non potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con lui. Pensate, questo, gli altri due che raccontano il fatto, gli altri due, Matteo e Luca, fu trasfigurato dinanzi ad esso, il suo volto risplende come il sole, le vesti vennero candide come la luce. Ma Marco, vedete come prende delle particolari molto molto umani, nessun lavandaio le lava così bianche, ecco, così candide, bianche, eccetera, no? E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. E Pietro, prendendo la parola, dice a Gesù: Rabbi, maestro, è bene per noi essere qui e faremo 3 tende, una per te e una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa rispondere Pietro, perché erano stati presi dalla paura. E venne una nube che li coprì con l'ombra, e dalla nube venne una voce: questo è il mio figlio, il diletto, ascoltatelo. Vedete, lui qui c'è molta, molta umiltà. Non sapeva che cosa rispondere. Pietro non sapeva che cosa rispondere. Mentre invece gli altri due, no? Mentre egli ancora parlava, ecco una nube, non si dice, Pietro non sapeva cosa rispondere, invece Marco lo nota, ecco, vabbè.
E a un tratto, guardando intorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E mentre essi scendevano dal monte, raccomandò loro di non raccontare a nessuno quello che avevano visto, se non quando il Figlio dell'uomo non fosse risorto dai morti. Ed essi tacquero, dicono gli altri due. Ma Marco dice, e tennero la parola, chiedendosi tra loro che cosa significasse risorgere dai morti. Ecco che Marco che guarda e è attento all'interiorità. Le cose anche esterne gli fanno vedere cos'è l'interiorità. Per esempio quando abbiamo visto la donna che aveva perdite di sangue, eccetera, così, cioè, va e tocca Gesù. Lui si volta indietro e la guarda e capisce tutto il dramma di quella donna. Tutto il dramma. E lui dice perché questa donna aveva sofferto tanto e aveva speso tanti soldi per dei medici che non erano capaci di guarirla. Ecco, abbiamo detto, no? La guarda e capisce. Ecco. Tenere la parola, chiedendosi tra loro che cosa significasse risorgere dai morti. La trasfigurazione rappresenta come un'anticipazione della gloria di Cristo risorto. Dio così confermava la confessione di Pietro e incoraggiava gli apostoli sconcertati per l'annuncio della passione. Il racconto è incentrato nella proclamazione messianica da parte della voce divina che fa eco a quella consacrazione di Gesù al momento del battesimo. Al momento del battesimo, sapete quando l'abbiamo letto all'inizio, che si sente la voce dal cielo è una voce che sente solo Gesù, tu sei il mio figlio diletto. Invece là, gli altri due evangelisti dicono, questi è il mio figlio diletto, dice a tutti, invece dice, tu sei il mio figlio diletto. Rapporto alla consacrazione di Gesù, tu sei il mio figlio diletto. Ecco, va a agganciare quella, no? Ecco, ascoltatelo. Guarigione del fanciullo indemoniato, Marco 9,14. E quando arrivarono presso i discepoli, videro una grande folla intorno ad essi e degli scribi che discutevano con loro. Perché erano i loro, era Pietro, Giacomo, Giovanni e Gesù. Arrivano giù e gli altri discepoli sono lì. E subito tutta la folla, come lo videro, furono stupiti e accorrendo lo salutarono. Ed egli domandò loro, di che cosa discutete con loro? E dalla folla gli rispose uno, maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto e dovunque si impossessa di lui lo getta a terra ed egli schiuma e digrigna i denti e diventa rigido. E ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo e non sono stati capaci. Ora egli rispondendo loro dice, o generazione incredula, fino a quando sarò tra voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo da me. E glielo portarono. Lo spirito vedendolo subito lo contorse, è caduto per terra, si ravvoltolava schiumando. Questo demonio, questo spirito impuro, come lo racconta in maniera pittoresca, proprio così, ecco, Marco. Ed egli domandò a suo padre, quanto tempo è che gli accade questo? E gli disse, dall'infanzia, e spesso l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma se puoi qualcosa, aiutaci e abbi compassione di noi. Ma Gesù gli disse, se puoi, tutto è possibile a chi crede. Nulla è impossibile, tutto è possibile a chi crede. Subito gridando il padre del bambino diceva, credo, tu aiuta la mia incredulità. Bello. Ecco, lo dovremmo fare spesso in questa preghiera. Signore, io credo, ma tu aiuta la mia fede, la mia fatica a credere, la mia incredulità che è la fatica a credere. Ma Gesù, vedendo che accorreva insieme una folla, minacciò lo spirito impuro dicendo, spirito muto e sordo, te lo ordino, io, esci da lui e non entrare più in lui. E uscì gridando e contorcendolo molto e divenne come morto, così che molti dicevano, è morto. Ma Gesù, presa la sua mano, lo fece alzare e si levò. Gesù che la mano e lo fa alzare, lo fa risorgere, lo fa rinascere. Sono usati quei verbi del sollevarsi, no? Del tenere alta la vita. L'ho raccontato ancora, detto ancora, nella
Nel racconto della risurrezione si usa questo verbo, ecco, Gesù che si alza su. Ecco, risorge, cioè, si alza su, si solleva. Lo fece alzare e si levò. Ed essendo egli entrato in una casa, i suoi discepoli gli domandavano in disparte: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Beh, attenti che bello è. E disse loro: questa specie non può uscire con niente altro se non con la preghiera. Con la preghiera. Secondo annuncio della passione, farà la seconda volta, e uscite a passare attraverso la Galilea, e Gesù dice: guardate che il figlio dell'uomo sarà messo sulla croce. E vennero a Cafarnao. Interessante. E quando fu in casa domandava loro: di che cosa discutevate per la via? Ma si tacevano, perché per la via avevano disputato tra loro chi fosse il più grande. Ah, capito? Ed egli, essendosi seduto, chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere primo, sarà ultimo di tutti e servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro. Pensate, e abbracciandolo. Gli altri due evangelisti non dicono abbracciandolo, cioè l'abbraccia. Gesù che tocca, abbracciandolo disse: chi accoglierà uno dei bambini come questo nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato, cioè abbraccia Dio, ecco, accoglie Dio. Ecco, l'esorcista è estraneo. Giovanni gli dichiarò: maestro, abbiamo visto un tale scacciare i demoni nel tuo nome, uno che non ci segue, non è dei nostri, non è un apostolo, non è un discepolo. E glielo impedivamo, poiché non ci seguiva, non era uno che ci segue, non è uno nostro seguace. Ma Gesù disse: no, glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Poiché chi non è contro di noi è per noi. E chi vi darà un bicchiere d'acqua per il motivo che siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Ecco, siamo noi i depositari, non so, del messaggio, della salvezza, e così. No. E imparare la lezione da tutti, e tutti in qualche modo possono essere in qualche modo capaci di opere buone, capaci di... ecco. Lo scandalo. Chi scandalizzava uno di questi piccoli che credono sarebbe meglio per lui che se gli fosse messa al collo una macina da somaro e fosse gettato nel mare. Nel mare. Perché gettare nel mare vuol dire, ecco, perché il mare è il male, insomma. E se la tua mano ti scandalizzerà, tagliala. È meglio che tu entri nella vita monco che andare nella gena nel fuoco, inestinguibile, avendo le due mani. Se il tuo piede ti scandalizzerà, taglialo. È meglio che tu entri nella vita zoppo, nella vita eterna, che essere gettato nella Geenna avendo i due piedi. E se il tuo occhio ti scandalizzerà, gettalo via. È meglio che tu entri così. Che tu entri con un occhio solo nel regno di Dio, che avendo due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Perché ognuno sarà salato con il fuoco. Essere salato con il fuoco. La Geenna. Buono è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo condirete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Il sale, essere in pace gli uni con gli altri. Pensa. Queste sono tutte frasi di Marco che mette lì, senza neanche, se vogliamo, un nesso logico. Ma sono tutte delle pennellate. La Geenna, il fuoco. La Geenna, noi pensiamo: ma l'inferno, ci sono le fiamme, c'è... L'inferno non sarà fatto di fiamme, non sarà. L'inferno è il rifiuto, è aver rifiutato Dio e in qualche modo è stare lontano da Dio. Il rifiuto... Fuori di Gerusalemme, voi siete stati a Gerusalemme, quindi Gerusalemme, c'era la valle della Geenna, dove c'era la discarica, portavano là tutti i rifiuti.
era una discarica che continuamente bruciava, no? I fuochi, la terra dei fuochi, perché bruciava. E non si spegneva mai. Ecco, la Genna, per la Genna era l'essere rifiutati, ma l'inferno non sarà così, sarà un'altra cosa, l'inferno. Sai, essere rifiutati perché hai rifiutato Dio, ecco, per, vabbè. Il fuoco inestinguibile, cioè essere fissati nel rifiuto, ecco. Gesù benedice i bambini, Marco 10:13, e gli presentavano dei bambini perché li toccasse, perché li toccasse. Ma i discepoli li rimproveravano. Ma Gesù vedendo ciò si sdegnò, ecco, questi atteggiamenti di Gesù molto molto umani, si sdegnò, si arrabbia, si meraviglia, piange, si sdegnò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché il regno dei cieli di Dio è di quelli che sono simili a loro. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E avendoli abbracciati li benediceva ponendo le mani su di loro. Gli altri due evangelisti lo raccontano molto più, no? Furono presentati i bambini, diciamo, li proveravano, ma Gesù disse: lasciate che i bambini vengano a me. Non dicono che si sdegnò, no? Ecco, sono più l'uomo ricco. 10:17. E mentre partiva per la via, un tale, essendo corso e inginocchiatosi dinanzi a lui, lo interrogava: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Ma Gesù gli disse: perché mi dici buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, non rubare, onora tuo padre e tua madre. Ma quegli dichiarò: maestro, tutto questo l'ho custodito fin dalla mia giovinezza. Fin dalla mia giovinezza. La tradizione dice che questo era un giovane, uno giovane. Perché non dice proprio. Matteo dice il giovane, il giovane. Ma quelli dichiarò: maestro, tutto questo l'ho custodito fin dalla mia giovinezza. E Gesù, pensate, fissandosi di lui il suo sguardo, lo amò e gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni e seguimi. Ma egli, oscuratosi in volto per la parola, se ne andò rattristato perché aveva molti possedimenti. Ecco Gesù. Gesù fissando su di lui il suo sguardo. Bello. Ma il latino dice intuitus eum dilexit. Intuere vuol dire guardandogli dentro, e il greco dice emblepsas auto egapesen, emblepsas en auto, guardando, blepo del greco, blepo vuol dire guardare, blepo en auto, guardando in lui, egapesen, da agapao, lo amò. E l'agape è l'amor di Dio, lo amò dell'amor di Dio, no? E per plasauto e capre, fissato, guardandogli dentro, lo amò. Pericolo della ricchezza, terzo annuncio della passione. Andiamo avanti a vedere un pochino altre cose. Alla domanda dei figli di Zebedeo. Gli si accostarono. Terzo annuncio della passione, gli si accostarono Giacomo e Giovanni, due figli di Zebedeo, dicendo: maestro, vorremmo che tu ci concedessi quello che ti chiediamo. E gli dissero: che cosa volete che faccia per voi? Essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nella gloria del tuo regno. Ma Gesù disse loro: non sapete quello che chiedete? Potete bere il calice che bevo io? O essere battezzati con il battesimo con il quale io sarò battezzato? Ma essi gli dissero: lo possiamo. Gesù disse loro: il calice che io bevo lo berrete, con il battesimo con il quale io sarò battezzato sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me concederlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato.
dal Padre mio. Qui Marco, che cioè, molto molto diretto, dice: sono loro direttamente, Giacomo e Giovanni, che dicono a Gesù. Pensate, gli apostoli, che dopo il terzo annuncio della passione, loro potete bere, ma via. Mentre invece Luca non racconta questo fatto, Matteo invece dice che non sono loro due, ma è la mamma. Allora egli si avvicina alla madre, lei figlia di Zebedeo, con i suoi due figli, no? Cocchi di mamma, prostrandosi dinanzi e chiedendogli qualcosa. Che cosa vuoi? Gli dice Gesù. Di che questi due miei figli siedano, ecco così. E Gesù poi risponde a quello che risponde a loro due, il più grande tra gli apostoli. E avendo i 10 udito ciò, cominciarono a sdegnarsi contro Giacomo e Giovanni. E chiamateli a sé, dice loro: voi sapete che coloro sono ritenuti, che coloro che sono ritenuti capi dalle nazioni le tiranneggiano, e i loro grandi hanno il potere su di loro. Tra voi non deve essere così. Ma chi vuole diventare grande fra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere primo fra voi sarà schiavo di tutti. Perché anche il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per molti. Guarigione del cieco di Gerico. Dai, leggiamo anche questo. Poi finiamo. E arrivano a Gerico. Ah, Gerico, sarebbe da fare una lezione divina su Gerico. È un crocevia di fatti di storia della salvezza che... dall'Esodo, ma anche prima dall'Esodo, fino a cieco di Gerico, Zebedeo, Gerico, ecco lì. Ma chissà, un giorno o l'altro magari la faremo, cioè la riproporremo. Arrivarono a Gerico. Mentre egli usciva da Gerico con i suoi discepoli, una folla numerosa, il figlio di Timeo, Bartimeo, un mendico cieco, sedeva lungo la via. E udendo che c'era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E molti lo rimproveravano perché tacesse, ma gli gridava molto di più: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, si ferma. Bello, Gesù si ferma quando ci portano a sepoltura il figlio di quella vedova di Nain, no, figlio, no, si ferma. Fermatosi disse: chiamatelo. E chiamano il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Prima gli facevano stare zitti, no? Come la folla cambia, no? Come cambia parere, no? La folla è un po' bestia, un po', no? Alzati, ti chiama. Pensate che bello. Egli, gettato via il mantello, balzando in piedi, venne da Gesù. Ma ci vedeva, eh? Egli, gettato via il mantello, era l'unica cosa che aveva, ma butta via il mantello, perché il mantello per un povero era un po' la sua casa, la sua pelle, il suo, no? Il mantello, balza in piedi e venne da Gesù. E Gesù, prendendo la parola, gli disse: che vuoi che ti faccia? Il cieco gli disse: Rabbuni, maestro, che io acquisti la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito acquistò la vista e lo seguiva per la via, senza mantello. Ma... ecco, qui al capitolo 11 comincia il ministero a Gerusalemme, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, no? Parla la maledizione del fico, questo poi li leggeremo un po' più avanti. E ecco, per esempio, capitolo 12, versetto 41, l'obolo della vedova. Pensate che anche questo, questi sono i giorni in cui Gesù, proprio quella settimana che era raccontata, la settimana degli scontri in qualche modo, perché fai questi segni eccetera, ma no, e al tempio, poi fuori del tempio, poi ipocrisia degli scribi, quindi lo attacca gli scribi in maniera... Essendosi seduto dinanzi al tesoro del Tempio, osservava come la folla gettava monete di rame nel tesoro, e molti ricchi gettavano molto. Pensate, essendosi seduto dinanzi al tesoro,
L'Evangelista Matteo non racconta questo, Luca racconta. Ora levando gli occhi vide, no, lui è andato là apposta. Cioè va proprio, e sedutosi dinanzi al trono, osservava ancora, capito? Proprio va e cerca veramente proprio il dibattito, lo scontro, insomma così, no? E essendo venuta una povera vedova, gettò due spiccioli, cioè un quadrante, e chiamati i suoi discepoli, Gesù disse loro, in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che hanno gettato nel tesoro, perché tutti hanno gettato del loro superfluo, ma essa nella sua povertà ha gettato tutto quello che aveva, tutto il suo intero sostentamento. Capitolo 13, il discorso escatologico, che è quello che, ecco, questo brano è un brano qui, noi lo leggeremo domenica, dopodomani, nel discorso escatologico. Perché, ecco, che la prima domenica di Avvento, nel Vangelo di Marco, si legge questo, capitolo 13. Nella seconda domenica, quindi domenica prossima l'altra, si legge il capitolo primo. No? Perché questo è il Vangelo sulle ultime cose, no? No. Quello è il Vangelo dell'inizio. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. La prossima volta sarà il primo capitolo. Poi la seconda domenica c'è un Vangelo di Giovanni, non c'è Marco, c'è il Vangelo di Giovanni in cui scrivi e farisei mandano da Gesù chiedergli chi sei tu, eccetera, così, cioè, sei tu il Messia, e lui dice ma che siete andati a vedere nel deserto? Battista, parla del Battista, no? Ecco. E poi invece la quarta domenica c'è Luca, che è il Vangelo dell'Annunciazione. Ma, ecco, mi interessava dire qualcosina, per esempio, ecco, quando Gesù dice dice il primo annuncio della Passione, no, dell'uscita estraneo, l'uomo ricco, bello, guardo dentro la domanda di Felice Zebedeo, no, quello, un altro, quello del primo annuncio della Passione, e prima c'è la confessione di Pietro. Ecco, Pietro c'è, però Gesù dice tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia pietra, mentre invece lo racconta il Vangelo di Matteo. Tu sei Pietro, questa pietra. La pietra. In clima, diciamo così, di Lezio Divina, l'altro giorno noi abbiamo letto dal libro di Daniele, dal profeta Daniele, abbiamo letto di quell'episodio che Nabucodonosor, re di Babilonia, che ha portato così depredato il Tempio di Gerusalemme, distrutto, eccetera, portato prigionieri a Babilonia, eccetera, ha un sogno, chiama i suoi indovini, i suoi, cioè, ma non glielo sanno spiegare. Dice, ma c'è uno qui, Daniele. E il sogno qual era? C'era una statua che aveva la testa d'oro, aveva le braccia e le spalle di argento, così, di ferro, di ferro, eccetera, piedi di ferro, i piedi mezzo ferro e mezzo argilla impastati così. A un certo punto dal monte si stacca una pietra, una piccola pietra, rotola giù, e va a colpire i piedi, si sgretola, crolla tutto, va tutto in frantumi, e dice, cosa vuol dire? E allora, perché poi il sogno dice che questa pietra piccola diventa grande, tutto il mondo, pietra. E la pietra. E fare una lezione di vino, per esempio, parlando della pietra che a un certo punto diventa la grazia, la salvezza, il regno di Dio, quella pietra da cui sgorga l'acqua,
nel deserto, Mosè, no? Cioè, parlate a quella pietra, parla la pietra parla e dà l'acqua, no? Questa pietra, ecco, è la stessa pietra, diventa grande. Pietra, Pietro. Pietro non dice di essere lui la pietra, è umile lui. Però in una sua lettera, concludiamo, in una sua lettera, adesso se trovo il segno, io avevo messo l'altro un segno, lettera di Pietro, Pietro, ma che arriviamo, sua lettera dice, allora, il sacerdozio del popolo di Dio, dunque, voi siete pietre vive e costruite anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. La pietra, Pietro scrive questo, ma la pietra non è lui. Dice, onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. E sasso d'inciampo è pietra di scandalo. Vi inciampano quelli che non obbediscono alla parola, alla sua parola, quelli che, ecco. Quindi la pietra è Gesù Cristo. La pietra è questa. Quindi Pietro resta un po' indietro. Tu sei Pietro su questa pietra. Ecco. È soltanto, ecco. È interessante. Cominciare come Pietro dice che poi, ecco, non è poi lui la pietra, perché la pietra è Gesù Cristo, insomma. No, mettiamo così, ecco, fine, perché. Ci vediamo prossimamente, ancora, magari dopo Natale, così, dopo il tempo dell'Epifania. Vediamo se torniamo ancora su questi. Preghiamo, leggiamo. Leggiamo la parola. Preghiamo la parola. E adesso che cosa andiamo fuori a fare? Ecco. Qualcosa di nuovo, con uno spirito nuovo, ma con uno slancio nuovo che ci viene su dal cuore. La Madonna Santa, che ha ricevuto lo Spirito Santo nel suo cuore, perché lei ha concepito Dio prima nel suo cuore che nel suo grembo, con la Madonna ci aiuti a concepire nel nostro cuore e nella nostra vita Gesù e le sue opere evangeliche. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che fui affidato dalla pietà celeste. Il Signore ci benedica, ci conceda una notte tranquilla, un sonno sereno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.